Bee Gees Staying Alive 808, lunedì 23 ottobre, bentornati nella seconda ora di Good Morning Milano qui su Crystal Radio in diretta dagli studi di Milano All News in quel di San Siro. E da San Siro ci spostiamo dalla parte opposta della città, ci spostiamo nel Municipio 4 perché al telefono con noi in questo momento Davide Borghi, consigliere municipale del Municipio 4. Buongiorno Davide. Ciao, ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono. Grazie mille di essere qui con noi. Vi abbiamo contattato, ci siamo messi d'accordo appunto per sentirci questa mattina perché nel vostro municipio, insomma, settimana di mobilitazione popolare, verrebbe da dire, manifestazioni in strada perché è arrivata la metropolitana, ma questa ha fatto un po' rivedere tutto il sistema della mobilità di superficie e i cittadini dicono no, ci sono delle cose che non tornano e non vanno bene, giusto? Certo, sì. Allora, guarda, io vorrei fare una premessa importante. Noi ci battiamo con i cittadini, cioè noi vogliamo quelle modifiche che abbiamo chiesto, che chiedono loro, che hanno chiesto loro la settimana, che abbiamo chiesto noi a luglio e che continuiamo a chiedere. Cioè, siamo consapevoli che il percorso sia in salita, ma è giusto continuare a batterci come maggioranza di Municipio 4, come Partito Democratico, in questo caso mio, di Municipio 4, perché noi rappresentiamo la città. È inevitabile come noi siamo con loro, ecco, questo è importante da dire. Ecco, nonostante coloro che hanno cambiato il TPL in realtà sono i vostri colleghi al comune, cioè la stessa maggioranza che Certo. compone anche, quindi insomma, un po' di, Sì, sicuramente c'è come possiamo dell'incoerenza. Io ti definirla? posso dire che il municipio e il comune poi sono due ambiti diversi. Il municipio non fa modificare la TPL al No. trasporto pubblico locale, e quindi nonostante si sia poi nella stessa maggioranza, spesso si prendono strade diverse, ecco. Però noi siamo convinti che la strada sia quella di rivedere alcune modifiche, oltre alla linea della 73, su cui tanto si sono battuti i cittadini nell'ultima settimana. Noi chiediamo anche di rivedere le modifiche, ad esempio, alla 45 e alla 66 nell'interscambio, che prima c'era in Piazza Rovigo, piuttosto che a rivedere i percorsi sulle linee 77-84 come erano prima del 4 luglio. Quindi c'è una visione di municipio complessiva. Noi abbiamo più o meno 160.000 abitanti, non possiamo pensare di concentrarci solo su un'arteria comunque importante, che è quella di Corsica, 22 marzo, Porta Vittoria, però chiaramente il lavoro viene fatto anche su quello. E allora vediamo un attimino, cerchiamo di snocciolare un po' quali sono le questioni che i cittadini hanno messo sul piatto e soprattutto tu dicevi già voi da luglio avete fatto comunque presente che saremmo arrivati a questo punto in un certo senso, no? Sì, noi in realtà, allora, è evidente che non è stato fatto dall'oggi al domani la modifica su tutto il TPL a livello, attenzione, di città di Milano, perché poi non siamo coinvolti solo noi, cioè c'è anche il Municipio 3, ad esempio, qua la 54, la 60, la 61, quindi non ci siamo solo noi. Però, e questo per contestualizzare, i vari problemi si sono verificati inevitabilmente da luglio, quando M4 è arrivata fino a San Babila da maggio, e quindi progressivamente anche ATM ha rivisto gli orari appunto degli autisti e delle autiste per appunto non avere più la linea 73 che collegava Inate a San Babila e viceversa, anzi li collegava addirittura a San Felice, perché aveva un pezzo di 73 barrata che arrivava fino a Segrate, e poi alcune modifiche fatte invece su quartieri come Corvetto, come il quartiere Forlanini verso la parte di Mecenate e via dicendo. Quindi quello che noi abbiamo chiesto il 6 di luglio, con un documento votato diciamo, all'unanimità da tutto il Consiglio, Quindi questo maggioranza e abbiamo lavorato opposizione molto. insieme, per Sì, una volta avete fatto contenti per... tutti, beh, meno male. sì, perché per una volta, e non dovrebbe essere la prima, secondo me, né l'ultima, in questo mandato tutti lavoriamo in una direzione sola, che poi è quella dell'attenzione verso le persone. E soprattutto in un contesto come quello municipale, le differenze politiche lasciano a volte il tempo che trovano. Sono differenze valoriali importanti, però. Ma Davide, non è che forse qui salta fuori ancora il tema del fatto che voi non veniate ascoltati prima di prendere decisioni e non sempre solo dopo? Questo sicuramente è un tema, anche perché noi conosciamo oggettivamente di più i quartieri dei tecnici della mobilità, ma per una questione empirica, Ma cioè ovvio, infatti, sì. vivendo la quotidianità, è evidente che poi certe dinamiche si comprendono prima. Diciamo, nel complesso delle richieste che abbiamo fatto, c'è anche la volontà di dire
potenziamo quello che è un trasporto pubblico che non esiste più, cioè se tu elimini in questo caso 73, la 73, devi potenziare il tram 27, devi avere un tram che sia sia Jumbo che Sirio, cioè i due modelli, per cui uno è quello classico dei tram di Milano e l'altro è quello col penale ripassato, perché inevitabilmente le persone con disabilità, le persone che, le mamme con i passeggini, i papà con i passeggini, chiunque sia più in difficoltà deve poter accedere al trasporto pubblico locale diciamo, con una facilità maggiore o comunque senza difficoltà e senza barriere architettoniche. Insomma, il tema è sempre quello. Ma secondo te, Davide, si arriverà a darvi, lo dico così proprio spudoratamente, un po' più importanza all'interno di questo comune? Cioè, i municipi riusciranno finalmente a diventare quel governo del territorio che, come dicevi tu, ma anche semplicemente proprio per lontananza, il comune centrale fa fatica a poter garantire, c'è poco da fare. Cioè, Ma guarda, 4.000 passavie in tutta Milano, invece saranno solo 800 vie per il municipio, quindi è più facile amministrarle, no? O sono troppo semplicistico, troppo sempliciotto sono io forse. no, ma guarda, nel senso, ci ho sempre pensato e ho provato a pensarlo dai due punti di vista, cioè dal punto di vista dell'amministrazione comunale e dal punto di vista mio in questo caso e di chi con me lavora nel municipio 4 e nei vari municipi. Dunque, il decentramento è un percorso essenziale, cioè noi abbiamo un assessorato che è quello di Gaia Romani, che secondo me sta facendo un ottimo lavoro progressivamente, che va nella direzione di dare più responsabilità. È inevitabile che certe materie, certe tematiche, passami diciamo, il paragone da Stato centrale a regioni, da in questo caso comune a municipi, anche se sono due contesti completamente diversi, è inevitabile che alcune materie rimangano in questo caso al comune. Noi auspichiamo che su alcune materie, su alcune diciamo, linee di spesa, su alcuni ambiti, ci sia una maggiore autonomia, perché è opportuno che veramente si vada poi a lavorare e si dia più potere a chi effettivamente c'è, perché non puoi come giunta comunale, come non può Beppe Sala, non può diciamo, un gruppo più ristretto, ma anche di consiglieri comunali, occuparsi di 1.300.000 abitanti. È inevitabile. Già noi facciamo una grande fatica, siamo in 31 come maggioranza e minoranza, tutto il gruppo diciamo, che lavora in Municipio 4, con una popolazione di 160-165.000 abitanti, rapporto di 1 a 5.000, diciamo. Capisci che già Chiaro, diventa chiaro, complesso chiaro. così. Quindi, inevitabilmente, alcune materie devono essere piano piano delegate ai municipi e mi auguro che entro 2027 ci sia questa volontà e secondo me ci sarà. D'altro canto, però, ci deve poi anche essere un progressivo ritorno di responsabilità ai politici, e in questo caso parlo di giunta comunale, e diciamo, una deresponsabilizzazione dei tecnici, dei vari assessorati, perché Chiaro. secondo me la politica non la devono fare i tecnici, ma la devono fare le persone che sono state usate, che sono lì. Che poi i tecnici abbiano una competenza specifica è inevitabile, e meno male che se è così, e un assessore non può da solo occuparsi di una città così Giusto, grande, giusto. però ecco. Cerchiamo veramente di ridare alla politica il ruolo e la centralità che merita e lasciamo ai tecnici quello che è la parte più diciamo, di tecnicismo, di burocrazia, di Chiarissimo. attenzione a quei meccanismi che il politico non può e non deve prendere in considerazione perché deve occuparsi di altro. Beh, sì, giusto, giusto. Davide, quindi adesso le prossime tappe sono continuare a fare pressing? Sì, allora noi evidentemente poi noi a livello istituzionale non andiamo a manifestare nelle piazze, non fomentiamo la rabbia dei cittadini, ma cerchiamo di trovare soluzioni concrete. Noi continuiamo a lavorare in dialogo con l'assessorato di Arona Censi per far sì che almeno si arrivi ad avere, in questo caso, la linea 73 fino a Viale Corsica, angolo Via Sì. Colle, e che poi torni indietro, diciamo, in fascia capolinea lì, comunque, che abbia lo stesso più o meno percorso che adesso la porta il Piazzale Ovidio, ma che ci sia la possibilità di avere un interscambio vero in Viale Corsica. E Ok. poi ci battiamo anche, lo ricordo sempre, per altre linee, quindi per l'interscambio 45-76 in Piazzale Ovidio, per la coincidenza della 77 appunto nel quartiere di Corvetto, per la linea 84 nel ripristino di come era prima del 4 luglio. Cioè, noi continuiamo su questa strada, convinti che il dialogo sia più produttivo e più efficace Chiarissimo, appunto, chiarissimo. delle grida, delle urla al megafono in corso 22 marzo.
e continuiamo in questa linea. Chiarissimo Davide, allora beh, buon lavoro, continuate in questo lavoro appunto a fianco dei cittadini, è bello vedere che tutto il Municipio 4 lavora appunto non tanto diviso dai colori politici, ma invece unito dal volere e dalle necessità dei propri cittadini. Appunto ricordiamo 165.000 abitanti, insomma praticamente un capoluogo di provincia, quindi davvero sì, complimenti sì, Davide al tuo lavoro e a tutti i tuoi colleghi del Consiglio Municipale del Municipio 4 e anche degli altri municipi, che sai che noi Milano News sempre molto molto vicino ai municipi. Grazie mille Davide, buona giornata.